È arrivato il momento della ricetta, dicevo, diamo gli ingredienti come si deve. Pazienza, allora, che cosa occorre per la ricetta di oggi? Sono le farfalle alla zucca, ok? Ingredienti per 4 persone, farfalle 380 grammi, zucca mezzo chilo, cipolla mezzo chilo, del parmigiano, insomma, regolatevi a piacere, del pecorino grattugiato regolatevi a piacere, parmigiano e pecorino grattugiati, del vino bianco, dell'olio extravergine di oliva, quanto basta, del sale e del pepe. Andiamo alla preparazione, molto velocemente, puliamo la zucca, ovviamente sono le zucche quelle grandi, ok? Prendiamo mezzo chilo di questa zucca, la sbucciamo, togliamo i semi e la tagliamo a tocchettini, quindi tagliamo anche la cipolla e cipolle e le fettiamo finemente. Ecco, il sapore ovviamente lo danno sia le cipolle che la zucca, perché danno questo sapore dolce. In un tegame poniamo dunque tutte e due le verdure, sia la zucca che le cipolle, con un po' di olio extravergine d'oliva e le facciamo stufare a fiamma moderata e coperta dunque con un coperchio. Una volta che tutto è pronto ed è cotto, schiacciamo bene con la forchetta, quindi li facciamo diventare come se fossero un purè praticamente. Ma non tutta, alcuni pezzettini magari li lasciamo intere, quindi a questo punto condiamo il tutto con sale e pepe e bagniamo con il vino, ok? Facciamo evaporare il vino sempre mescolando a fuoco vivace, schiacciamo come dicevo prima e a questo punto prepariamo in un'altra pentola la pasta. Buttiamo giù le farfalle quando l'acqua bolle e le facciamo cucinare in acqua salata, però al dente, scoliamole abbastanza al dente e a questo punto versiamole all'interno del composto dove abbiamo preparato prima la crema di zucca con i formaggi grattugiati. Quindi mantechiamo bene il tutto, sia con il pecorino grattugiato che con il parmigiano, mescoliamo tutto per benino e poi portiamo a tavola. Buon appetito con questo primo piatto che è di una squisitezza unica, ci vuole pochissimo per prepararlo, pochi ingredienti, però un sapore che non finisce mai, non si può dire. La zucca ha il suo perché. Buon appetito!